hanno oltre il 90% della presenza, 200 hanno oltre l'80%, 350 hanno oltre il 70%. Quindi chiedo alla Presidenza della Camera di difendere l'autorevolezza del Parlamento studiando forme severe per colpire l'assenteismo da ogni punto di vista, anche sanzionatorio, e pubblicare i dati delle presenze dei deputati all'attività parlamentare. Grazie. La ringrazio. Come ben sa, condividiamo la presenza nell'ufficio di presidenza, dove si possono anche prendere queste decisioni. Il collega Gallo Luigi, prego. Grazie Presidente. Oggi ancora una volta in piazza c'erano docenti e mondo della scuola che si ribellavano alle scelte del governo che continua ciecamente sulla strada di misure che sono, per le stesse parole del Presidente del Consiglio, un pasticcio. Abbiamo in pratica dei docenti che, ironia della sorte, non hanno neanche la necessità di rinunciare allo stipendio quando fanno uno sciopero, perché lo stipendio non lo ricevono da dicembre. Cioè, prima il governo non ha pagato gli stipendi per 5 mesi, adesso l'ha pagato fino a dicembre e non continua a pagare i prossimi stipendi. A questo si aggiunge un concorso che è considerato truffa per numerosi motivi e non ultimo la ciliegina sulla torta di un Presidente del Consiglio che vuole scegliere un indagato come Presidente del Cineca, la società che farà il concorso e per quale il Governo stanzia 300 milioni, visto che se non è indagato non piace al Partito Democratico. Ora, tutti i docenti abilitati hanno la possibilità di vedere una soluzione domani mattina. Basta approvare la proposta del Movimento 5 Stelle che ribadisce da un anno in questo Parlamento un doppio canale di assunzione tramite concorso e scorrimento di graduatorie e l'assunzione di tutti gli abilitati prima di procedere ad altre tipologie di formazione e di concorso. È una misura che approva la stragrande maggioranza del Paese e del mondo della scuola, sensata, ma che solo il Partito Democratico, che di scuola sembra non capire nulla, rigetta e fa in modo che la scuola entri nel caos sempre di più. Noi continueremo a portare avanti questa proposta e saremo nelle piazze e nel Parlamento a fare le nostre battaglie. La ringrazio. Adesso il collega Baldelli. Prego, Presidente. La ringrazio, Presidente Di Maio. Nella giornata di ieri ho sottoscritto e depositato un'interrogazione parlamentare a risposta orale su un tema importante al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, vale a dire su dove finiscono e come vengono spesi quella parte di denari che provengono dalle multe che i comuni fanno ai cittadini per le violazioni del codice della strada. Visto che le nostre città hanno un manto stradale devastato, sono piene di buche e questo manto stradale rovinato comporta incidenti e contenzioso giudiziario e assicurativo. Attraverso gli uffici della Presidenza, Presidente Di Maio, le chiedo di segnalare la richiesta, la segnalazione al Governo per una risposta pronta a questa interrogazione, anche sulla scorta del fatto che già questo ramo del Parlamento si è pronunciato su una materia analoga, vale a dire sui